arrivati all'ultima gara del Trofeo Trialario 2024, 21esima edizione. Siamo nella splendida cornice di Moggio in Valsassina, che ci ha già ospitato altre volte. Il numero dei partenti è buono, superiore alle aspettative, sono oltre 50, 55 al momento, qualcun altro lo attendiamo. Oggi il bello è che si giocano primi posti nelle varie categorie. Abbiamo già visto la categoria rossa in bilico, la categoria blu è anche lì in forse, e anche le altre categorie oggi se la devono giocare, per cui sarà sicuramente un incontro appassionante. Tempo è bello, l'organizzazione come sempre qui a Moggio ad opera del gruppo locale che fa capo ad Aldeghi Gabriele e a tutti gli altri, e poi al Triangolo Lariano, è sempre al top, per cui ci aspettiamo un'ottima gara, come del resto è sempre stata negli anni in questa località. Ci vediamo alla fine della gara, proprio per questo discorso che facevo prima, per vedere un po' come sarà andata la fine del campionato, che poi come al solito festeggeremo il 16 di novembre in una località che ancora non abbiamo definito, in un ristorante che non abbiamo definito, ma di cui vi terremo informati. Ecco, quindi lì faremo le premiazioni dei campioni che appunto fortunatamente usciranno da quest'ultima gara. Dico fortunatamente perché un campionato che viene lottato fino all'ultima gara credo che sia molto più avvincente che un campionato che termina subito dopo poche prove. Siamo qua con i concorrenti in altissima classifica della categoria Pro e della categoria Expert. Abbiamo Giannoni Matteo e Acquista Pace Diego, rispettivamente al secondo posto nella categoria Pro. Davanti a lui c'è solo Codega Valerio e oggi se la giocano perché sono proprio a pochi punti. Per cui, come la vediamo oggi, Matteo, la situazione? Per vincere che cosa devi fare? Hai fatto due conti? Ma per vincere devo per forza vincere oggi, sperando che Valerio arrivi secondo dietro di me, per vedere poi la classifica dei campionati che venga dalla mia parte. Diciamo oggi cercherò di impegnarmi al massimo, fare una bella gara, guidare bene, poi alla fine si vedrà il risultato. Un in bocca al lupo a tutti i miei avversari e che vinca il migliore oggi. In bocca al lupo ma non troppo, diciamo, perché Valerio forse
se poi arriva terzo magari è anche meglio per te. Comunque credo che adesso ovviamente non, noi facciamo il tifo per tutti indifferentemente, però credo che vincere un campionato l'ultima gara sia una soddisfazione enorme, per cui noi te lo auguriamo, così come poi augureremo a Valerio di invece di tenere duro. Mentre invece saldo in testa, in vetta alla classifica della categoria expert, abbiamo appunto Acquistapace Diego, però anche lui non dorme sonni tranquilli, perché al secondo posto abbiamo Molatore Alessandro che lo segue diciamo abbastanza da vicino, però se non succedono disastri oggi forse abbiamo già messo qualcosa in cascina, però incrociamo le dita e siamo scaramantici. Cosa ci dici, Diego? Esatto, non devono succedere disastri. Teoricamente anche se arrivo dietro dovrei comunque essere davanti, però non dietro di troppo, se no è andato il campionato. Dietro ma non troppo, per cui credo che anche per te l'impegno sarà massimo. Ma in una situazione così pensi di attuare una tattica più attendista della serie, cerchiamo di andare bene ma non benissimo, o di tentare il tutto per tutto e magari rischiare un po'? Ma no, l'approccio sarà lo stesso, nel senso l'obiettivo è fare il massimo possibile, speriamo ad arrivare magari a vincere, o perlomeno se non vincere la gara almeno portare a casa il campionato. Beh, mi sembra giusto, per chi è in alto alla classifica credo che questo sia l'approccio giusto, di voler comunque sempre dare il meglio possibile. Bene ragazzi, in bocca al lupo a voi ma anche a tutti i vostri avversari, concorrenti. Начнешь опять сначала, и повторится все как в старе. Valerio Codega, al momento primo nella classifica di campionato. Parlavamo un attimo fa con il tuo collega secondo, che ovviamente farà di tutto, e tuo amico ovviamente, che farà di tutto oggi per scalzarti da questa prima posizione. Cosa ci dici e come vedi questa gara e come pensi di affrontarla? Chi vivrà vedrà, non lo so, non ne ho la più pallida idea.
non parto molto carico, però vediamo di concludere la gara nel migliore dei modi. Speriamo che sia una bella gara, ma ho capito negli anni che il trialario sono tutte belle, quindi non ho dubbi. Noi ti auguriamo ovviamente di ottenere il risultato, non so se tu hai fatto due conti, sicuramente la vittoria ti farebbe rimanere in vetta alla classifica ovviamente, probabilmente anche un secondo posto, sicuramente il terzo posto invece ti metterebbe molto a rischio. Ce la facciamo arrivare nei primi due? Ci provo, sì sì, l'obiettivo è il primo, però Giannoni è agguerritissimo. Bene, allora ci vediamo alla fine, in bocca al lupo per adesso. Grazie. E dopo i primi della categoria pro arriviamo all'immediato rincalzo sotto al podio, quarta posizione per Bertolini Paolo, Fisto Trial School. Bene Bertolini, un ritorno, il tuo al trialario quest'anno dopo vari anni di assenza, però vedo un ritorno alla grande, al momento sei quarto, però possibilmente vedo potresti insidiare la terza posizione, cosa ne pensi? Oggi è molto dura, so che Magnolio David non c'è oggi, però è dura, è molto dura, soprattutto perché mi sa che vedo poche persone nei rossi e quindi è molto più difficile riuscire a recuperare, però l'importante è divertirsi, cosa che quest'anno al trialario ho fatto tutte le gare, quindi è molto divertente, quindi va bene così, terzo, quarto, mi va bene lo stesso, l'importante è divertirsi. Bene, dai, però immagino che anche tu darai il tutto per tutto per ottenere il miglior risultato, perché non si butta via niente, no? Ci si prova sempre, quello che, come ho detto prima, l'importante è divertirsi. Poi se arriva il risultato, ben venga, se no sei contenti lo stesso. Bene, in bocca al lupo anche a te. Punching in it.
E abbiamo qua in pronto alla partenza Gerosa Matteo, triangolo Lariano. Allora Gerosa, vediamo che quest'anno non brilli particolarmente, ma a causa di tre assenze. Oggi però ci sei, e per cui magari puoi insidiare la posizione sopra te. Diciamolo subito, non sei messo benissimo, sei 19esimo. Come mai queste assenze quest'anno? Purtroppo sono dovuto operare al ginocchio perché ho rotto il legamento e quindi sono stato fermo per questi tre mesi. Però adesso è la quarta volta che vado in moto, non pretendo di fare la prestazione, però un buon piazzamento ci spero oggi, ci conto. Beh dai, allora io ti auguro di guadagnare una o più posizioni oggi, sarebbe comunque una bella soddisfazione. Allora in bocca al lupo. Speriamo. Per la tua situazione, infatti mi stupivo di vederti così in basso, e quindi dimmi un po', se non avessi avuto questo problema, guardando nella sfera di cristallo, che posizione pensi che avresti potuto occupare in questo momento del campionato, cioè praticamente prima dell'ultima gara? Vabbè, sicuramente nei primi 10 spero. Poi vabbè, la prestazione è quella che è, il pilota è quello che è, quindi puntiamo sempre a far bene, ma noi ci proviamo, però ci crediamo. Vabbè, eventualmente avrai l'anno prossimo per provarci, giusto? Esattamente, sempre nei verdi però, perché i blu aspettiamo ancora un paio d'anni. Va bene, in bocca al lupo anche a te. Grazie. Ciao. La gara sotto il passaggio della funivia che collega Moggio Bassa con Artavaggio, terreno piuttosto scivoloso date le basse temperature e l'umidità molto accentuata, due zone molto belle da guidare con rampe in terra, una in un torrente e le altre diciamo maggior parte sul sasso, che purtroppo qui in questa zona il sasso è molto viscido, poi purtroppo si sporca ancora con la terra e crea tanti problemi ai piloti, anche se onestamente non riescono a vedere delle ottime traiettorie che forse siamo riusciti a mascherargliele bene. Adesso gli sto dando un aiuto per fargli capire dove è meglio mettere le ruote, infatti i punteggi si abbassano.
Bene, signore e signori, siamo pronti per cominciare le premiazioni di questa ultima gara del Trofeo Trialario 2024 alla 21esima edizione. In questa bella cornice di Moggio, peccato il tempo che è stato un po' così, però ci ha graziato, non ha piovuto visto quello che è successo per tutta la settimana. Bella gara, come già è successo a Moggio in altre occasioni. Io chiamerei qui, nella zona del podio, Gabriele Aldeghi, sicuramente il factotum, l'organizzatore di casa, accompagnato dalla signora Mariangela Colombo, che è niente meno che il sindaco di Moggio. Vorrei appunto ringraziare nella sua persona, e poi lei estenderà a tutto il Consiglio Comunale e a tutta la cittadinanza, il ringraziamento per questa ulteriore opportunità che ci avete offerto quest'anno e anche negli altri anni passati di appunto poter svolgere questa manifestazione. È un piacere comunque avervi qui, poter ospitare questa manifestazione, un modo nuovo per far conoscere anche il nostro territorio, quindi ringrazio gli organizzatori, ringrazio tutti i partecipanti e colgo l'occasione per dire che sicuramente sarà un buon auspicio, un piacere avervi qui anche per la prossima tappa, nella prossima stagione. Grazie ancora. Grazie mille, fa sempre piacere avere ovviamente la collaborazione attiva e fattiva delle amministrazioni comunali, per cui noi accogliamo l'invito, speriamo l'anno prossimo di avere sempre Aldeghi e chi con lui, che ovviamente persone residenti sul territorio sono molto importanti per velocizzare il tutto, trovare le zone, sapere dove andare, avere anche dei rapporti con le amministrazioni più semplici. Gabriele, complimenti, non avevamo dubbi di trovare una gara ben tracciata, oggi decisamente un pochino difficile, però per chi se l'è trovata un po' difficile dobbiamo dire qui si giocavano i campionati di tante categorie, non si poteva scherzare, quindi bisognava andare soprattutto nella categoria rossa, per cui non si potevano mettere zone banali, era l'ultima gara, si giocavano veramente il campionato. Volevo ringraziare soprattutto gli alpini che si sono prestati per fare la polenta e contornare questa gara e gli amici che hanno dato una mano e un grazie a tutti i piloti che hanno partecipato a questa gara. Gabriele, grazie ancora e niente, a questo punto ci vediamo l'anno prossimo. Dina, Iolana, Mary, Michelle, Marco, Roberto, Laura, vabbè, la conoscete tutti, Marco, Lucilla, Alessandra, poi abbiamo Ruggeri che oggi è regionale e poi permettetemi di ricordarmeli Angelo, Carlo e Pierangelo che ci guardano da lassù. Bene ragazzi, ancora un grosso applauso vi chiedo per i giudici che hanno fatto tutta la stagione e non solo questa, anche le stagioni passate. Grazie mille. E continuiamo con le premiazioni a questo punto. Lorenzo, rimaniamo sulla 125 o cambiamo? Ancora 125. Per tutto l'anno prossimo? Sì. Cambierai categoria o continui con questa? Sì, penso di sì. Cosa, di continuare? No, di andare di blu. Alberto, l'anno prossimo ti tocca cambiare categoria. Temi questo passaggio o lo aspettavi? No, in realtà lo aspettavo finalmente. Benissimo, quindi sarai nei verdi o addirittura farai un salto della quaglia fino ai blu? No, penso che farò i verdi. Ho visto la classifica del campionato italiano e tu sei ancora nelle categorie mini trial, è giusto o ho preso una classifica sbagliata? Giusto, giusto. Però vieni a fare il trialario, mi raccomando. Sì, sì. E anche per te l'anno prossimo rimarrai nei blu o dovrai fare il salto di categoria? Nei blu. Yeah.
Ragazzi, un grandissimo applauso, questi sono i vincitori del trofeo Trialario nelle loro categorie. Non ho chiamato ovviamente chi non è presente, quindi ad esempio Bassi, Christian e Erika Bianchi. Ricordarvi ancora una volta, facciamo le premiazioni in pompa magna, per cui non mancate alla cena del 16 di novembre. Bene ragazzi, allora grazie ancora a tutti per aver partecipato a questa gara e alle gare passate. Grazie ancora all'amministrazione comunale, al sindaco Mariangela Colombo. E adesso vi invitiamo tutti a questo piccolo rinfresco che teniamo qui davanti al podio. Grazie, arrivederci alla cena, arrivederci alla finale ASI e arrivederci soprattutto all'anno prossimo. Ciao a tutti. Начнешь опять сначала, и повторится все как в сталь. Ночь ледяная, я от канала, аптека, улица, фонарь.